Riconosco che sono stata una fidanzata poco curiosa. Ero sulle nuvole per la felicità. Avevo perso la testa. Ascoltami, cara. La tua felicità è appena all'inizio. Non amareggiarti senza ragione. Pensando tutto, Roberto è stato con te. Sì, è vero. Chiarisci. Parlane con lui, naturalmente, però senza giudicare. Anche se questa storia è... Dov'è il problema? Lui era libero. Non ti ha ingannata se ha avuto altre donne. È vero. Anche tu sei uscita con altri ragazzi. Erano delle amicizie senza importanza, mamma. Oh, non metterti a pensare a cosa ha fatto prima di conoscere. E ti prego, non trasformarti in istruttore stasera. Non farmi troppe domande. Tanto perché vuoi sapere. Stare zitta e fingere. E questa è... Devi solo aspettare. Sarà lui a darti delle spiegazioni. Sta tranquilla. Però questa cosa possa dirti appartiene al passato. Ricordo, lui ha sposato te. Perché si è sposato? Oh! Banda assurda, semplicemente perché è innamorato. Una donna. Ti rendi conto, mamma? Una donna e un figlio. Non avranno contato molto per lui se li ha abbandonati. Che li ha abbandonati? Quello che voglio dire è che non l'ha formata con loro una famiglia. Roberto ha scelto te. Adesso hai il compito. Dargli tutta la felicità accanto. Non gli chiederò niente, mamma. Che... Ti bene? No. Sono un po' stanca. Ho voglia di sposare. Vuoi che chiami Roberto? No. Carlo, allora? Nessuno. Vedrai che... Lasciare. Ines? Ines, hai detto Carlo? No, non è ancora tornato. Susanna era ubriaca e sicuramente si starà sfogando con lui. Come sta Angelica? Dice che può farsi un momento, ma se ci fosse Carlo... Possiamo avvertire Roberto? No, no, Roberto, no. Lei non me lo perdonerebbe mai, specialmente stasera. Dice che non si... Sì, è stato un colpo tremendo. Effettivamente non ci voleva. Ad ogni modo, io credo che Roberto debba sapere. È possibile agire con discrezione. Cosa più importante è Angelica. Credi che il suo cuore possa risentire? Non me l'ha voluto dire. Conosco bene mia figlia. Roberto si deve essere già cambiato, andiamo a chiamarlo. Sì. Stanca e ho preferito riposarmi. La mamma è uscita un momento. Ti senti bene? Molto bene. Fammi sentire il polso. Perché? È stata una scenata così spiacevole, forse ti ha fatto agitare. Angelica, immagino che tu non abbia dato peso a quello che ha detto Susanna. Era ubriaca. Io credo a quello che tu mi dirai. Ti ringrazio. Susanna era la tua ragazza? No. Qualche volta siamo usciti insieme. Eri innamorato di lei?
la causa di tutti i tuoi problemi, Roberto? Sì. E dimmi, è vero che avete... Non mi sembrava l'argomento più adatto per parlare d'amore a una ragazza. D'amore? Tu non mi hai mai parlato di amore. Hai parlato di matrimonio. Non è lo stesso. Tu sai che non è così. Roberto è di là con lei adesso. Credo sia meglio lasciarli soli. Sì. Nicola, so che a te non piace mentire. E per questo vengo a chiedertelo. Che cosa vuoi sapere? È vero che Roberto è mio. Sì. Di 4 o 5 anni, ha detto quella ragazza. Mi pare siano 5. Tu lo sai? Sì. Ma tu non conosci tutti i particolari. Lei non sa chi è la madre. Chi è? Una domestica. Una prostituta senza alcuna istruzione. Una pazzia di mio figlio. Non la vede? Ah, questo non mi risulta. E comunque non lo credo. Ha avuto altre donne, come per esempio Susanna ed altre, che gli telefonavano spesso. Che colpo. Quando io mi lamentavo, tu dicevi che la vita di un ragazzo va vissuta così. Sì, però io non credo della storia. Io sì. Angelica adesso si sente felice. E io non so che conseguenze potrebbe avere. Alessandra, cerca di sdrammatizzare la cosa. Roberto ha bisogno di dimenticare. E ha scelto di dare tua figlia. Sì. È quello di cui ha bisogno lui. E lei, Nicola, hai pensato di cosa ha bisogno Angelica? Di felicità. E lui gliela darà. Se lei lo aiuterà, egli sarà vicina in questo momento. Perché non le parli? Possiamo parlare senza remore, Angelica. Sei disposta ad ascoltarmi? Ogni uomo nella vita, prima di sposarsi... ha più di una ragazza. Io sono come gli altri, né migliore né peggiore. Però non tutti gli uomini hanno un figlio prima di sposarsi. Sì, questo è vero. Chi è la madre di tuo figlio? Non è in gamba, vero? Sì. È una ragazza di provincia. La conobbi non appena arrivò a Buenos Aires. È una ragazza umile. Hai riconosciuto tuo figlio? No. Perché no? Non ho potuto. Lo conosci? Gli vuoi bene? Lo hai aiutato? Lo conosco e gli voglio bene. Ma non l'ho aiutato. L'unico aiuto di cui ha bisogno è quello della madre. Ma non mi hai detto che è una povera donna? Sì, Angelica, lo era, ma ha fatto strada. E sa come guadagnarsi. La... sì. Tra di vita.
abbia avvicinato a te. Lasciate. Ricordi che ti ho sempre chiamata il mio rifugio? Sì. Sei stata comprensiva senza sapere quali erano i miei problemi. Vuoi rovinare tutto ora che sai di lei? Il bambino era così stanco, Rosa. Certo. Il tragitto dall'asilo fin qui è decisamente più lungo rispetto a prima. Perché allora non lo iscrivi ad un'altra scuola? No, il maestro dice che in quella scuola sta bene. Ah già, è lui che te l'ha raccomandata. No, non è stato lui, ma la signora De Funes, te la ricordi? Ah sì, certo. E lei continuerà a venire da te? Beh, ha promesso di venire come tutte le altre, ma staremo a vedere. Devo escogitare qualcosa per farmi nuove clienti. Niente avvisi nei negozi, Rosa, eh? Questo è un quartiere molto elegante. Faresti una figura da miserabile. Sì, ma devo trovare una soluzione. Un annuncio sul giornale. Qui siamo al centro, chiunque può venire con facilità. Sì, il giornale è un'idea. Potresti metterlo più volte, funzionerà. Potremmo lasciare dei biglietti sulle porte. Biglietti? E che vuol dire? Biglietti da visita, Teresa. Ah, andrai in giro per le case. Ma sarà una faticaccia a scriverli tutti. No, non essere sciocca, non li dobbiamo scrivere, li faremo stampare in tipografia. Beh, senti, io non lo sapevo. Parlane al maestro allora, che è molto più istruito di me. Anche tu adesso stai diventando gelosa del maestro. Magari avessi delle ragioni per essere gelosa. Possibile che non ti rendi conto che è innamorato di te. Insomma, la vuoi smettere con questa storia, Teresa? Dimmi un po', Rosa. Tu sei cieca o fai finta di esserlo? No, per favore, Teresa, non parliamone più, eh? Spiegami perché. La cosa migliore che potresti fare è sposarti con quell'uomo. Tu sei uscita di senno. Perché? Perché lui non me l'ha mai chiesto. È questo il motivo? Guardalo un po' negli occhi invece di parlargli tanto di aritmetica. Non voglio guardare negli occhi nessun altro uomo. Non con quell'intenzione, perlomeno. Vuoi fare la sepolta viva perché sei stata tradita? No, non rovinerò la mia vita, ma non ho più voglia di innamorarmi. Non c'è bisogno che te ne innamori. Devi soltanto sposartelo. Sposarlo senza amore. Sposarmi senza amore. E quale sarebbe il mio scopo? Non lo so, Roberto. Non lo so. Ti ho sposato per amore. Ma ci sono molti modi di amare. E quello che mi unisce a te è un sentimento solido. Che non si basa solo sull'attrazione fisica. Mi piaci. E molto. Ma c'è qualcosa di più importante, sai? È il desiderio di stare insieme tanto tempo. Parlare. Provare nei tuoi confronti, oltre all'amore, stima e ammirazione. Desidero tanto piacerti. E di essere accettato. Ho solo bisogno di comprensione. Te ne sei accorta? Sì. Tutte queste cose sono meravigliose. Non puoi rovinare tutto questo per i pettegolezzi di un'ubriaca. Lei era ubriaca, ma non era un pettegolezzo. Diceva la verità. Ma con quali intenzioni? Lo sai che cosa ha detto quando te ne sei andata? No. Voglio vedere adesso cosa inventerai per renderla felice. Ha detto questo. Cosa farò per renderti felice? Poverina. Voleva vendicarsi. Ma non devi darle troppo peso. Finiresti per fare il suo gioco e questo mi farebbe star male. Non per me. Io non voglio ferirti. Ma forse smetterai di amarmi. E in questo caso non potrei non sentirmi colpevole. No. Tutto questo appartiene ormai al tuo passato. Certo, al mio passato. Cosa puoi rimproverarmi? Di avermelo nascosto. Avevo paura. Di me.
Non possiamo parlare di questo proprio il giorno del nostro matrimonio. Noi due adesso dobbiamo pensare solo ad essere felici. D'accordo? Sì. Il treno parte tra un paio d'ore. Dobbiamo arrivare alla stazione. Le valigie? Sono già chiuse. Te la senti di cambiarti? Sì, chiama la mamma. Ma non posso aiutarti io. Sono tuo marito. Preferisco di no. Non ti sarà facile amare un tipo difficile come me. A volte la fragilità può celare una grande forza. Lo so. Io adoro la tua fragilità. Ma non la devi usare come arma contro di me. Hai davanti un uomo che ha tanta voglia di cambiare, ma che ha bisogno del tuo aiuto. E lo avrai. Mamma? No, sono Carlo. Entra pure, Carlo. Tua madre mi ha detto che non ti sentivi bene, però vedo che sono arrivato tardi. È già venuto il medico. È tutto merito dello scherzo di Susanna. Beh, andiamo, non si può dar retta alle parole di un'ubriaca, su. Le ho detto tutta la verità. E lei ha capito. Davvero? Ascolta, Angelica. Nella vita conta solo la persona con cui ci si sposa, mia cara. E Roberto si è sposato con te. Su questo non ho nessun dubbio. Non può avermi nascosto di essere già sposato. Angelica. Angelica, cos'hai? Carlo ha insistito perché tu prenda questo, tanto per cominciare. Sono andati via tutti. Sì, tesoro. La festa è finita. Per indisposizione della sposa. Oh, nessuno se n'è accorto. Carlo e Ines sono qui fuori e anche Nicola. E Roberto? È andato a chiamare il dottor Fernandez. Mi dispiace. E pensare che è la prima notte di nozze. Lui pensa di essere il solo colpevole. Non posso rimproverarlo per il suo passato. Mi fa piacere che tu l'abbia capito. Bene, bene, vedo che ti sei svegliata. Come stai? Posso entrare? Sì. Fa entrare anche Ines. E Nicola? Loro sono di sotto. Come stai? Bene. Mi dispiace disturbare il dottor Fernandez. Questo fa parte del suo lavoro. Ti trovo meglio. Carlo. Mm? Tu già sapevi quello che ha detto Susanna di Roberto? Sì. Non parliamone più adesso. No, al contrario, la lasci parlare, si sentirà meglio dopo. Come mai lo sapevi? Perché l'abbiamo conosciuta insieme. In Piazza Italia è successo anni fa. Era una contadina venuta dalla provincia, una povera ragazza. E Roberto se ne innamorò? No, al contrario. Roberto voleva soltanto divertirsi. Dopo la situazione si è complicata. Per il figlio? Sì. E che tipo è questa rosa? Come sarà lei, Angelica? Chissà com'è la faccia di una donna felice. Felice per sempre. Non per dei brevi momenti. Felice completamente. Non saprà mai niente di me. Non saprà mai niente della vita di Roberto fino ad oggi. Lui non le avrà certo detto che aveva quasi formato una famiglia. Una vera famiglia. E in realtà lui non ci amava. E se n'è andato. Ci ha considerati come una stazione dove si aspetta un treno.
Non si è mai sentito come in una casa. Nella stazione si è di passaggio, come Roberto qui. Sì, è stato di passaggio per un po' di tempo. È come è entrato nelle nostre vite. Così ne è uscito. Sta meglio di quanto pensavo. L'unica cosa che le prescrivo è un po' di riposo. Questo vuol dire che non posso viaggiare? Per adesso no. Bisogna evitarle delle situazioni spiacevoli. Comunque, non voglio dire con questo che non può provare delle emozioni. Però è necessario saperle dosare, capisci? Avevamo in programma un viaggio, dottore. Sì, mi rendo conto, però per il momento non credo che sia il caso che si allontani di casa. Cerca di capirmi, Roberto. Io in persona le ho consigliato di sposarsi perché sono convinto che la felicità sia sempre stato il miglior rimedio, ma lei ha subito un forte trauma questa sera. Sì, certo. Naturalmente penso che nessuno sia colpevole di certe cose. Succedono a nostro malgrado, però non dovrebbero più succedere ad Angelica. Ma se io avessi la possibilità di evitarlo, dottore... Lei è nelle tue mani. Senta, non le mancherà mai l'amore, né la mia compagnia. Glielo prometto. Sapevo della sua salute prima di sposarla. Andrà tutto bene. Se non soffrirà. Per me, non soffrirà. Sei ancora in piedi, povero amore mio. Perché non vai a riposare almeno un momento? Alessandra mi ha preparato il letto nella tua camera. Che razza di prima notte. Dai, non ha importanza. Conta soltanto la tua salute. Da domani cominceremo una nuova vita insieme. Cosa ha detto il dottor Fernandez? Che possiamo uscire, passeggiare. Che Buenos Aires è piena di bei posti dove una coppia può passare dei momenti felici. Sai che molti passano la luna di miele a Buenos Aires. E cos'altro? Nient'altro. Dovremmo preoccuparci solo di essere felici. Il resto verrà da solo. Però non andremo in viaggio di nozze. Ma in fondo si tratta solo di rimandare. Ma tu gli hai detto che non era un viaggio lungo? Gli hai spiegato che non ci saremmo allontanati molto? Non è una questione di distanza. Non vuole toglierti al tuo ambiente. Perché? Beh, per lo shock che hai subito, per il dispiacere. Ne ho risentito tanto. Non ne hai sofferto? Al principio. Ma dopo, quando tu mi hai spiegato... E ti è bastata la mia spiegazione? Certo, tesoro. Mi è bastata. Tutto questo ormai appartiene al tuo passato. Io non posso giudicare. No. Non puoi giudicare. Ma ne puoi soffrire. Allora ti prometto che non soffrirò. Sì, Nicola, puoi stare tranquillo, ora sta bene. Il dottor Fernandez mi ha parlato prima di andarsene e mi ha tranquillizzato molto. Dice che è stato un malessere senza nessuna importanza, ma che molto dipende da come si svolgerà in futuro la loro vita. Ah, bene, povero Roberto, non lo colpevolizzare. Mi dispiace vederlo così preoccupato. Tra poco spunterà il sole. È ora che tu vada un po' a dormire, no? Sì, Alessandra, sì. Anche tu devi andare a riposare. Mi fa piacere che tutto sia stato risolto nel migliore dei modi. Naturalmente non li aiuteremo e vedrai che saranno felici. Ma ora va a dormire, eh? A domani. Bene. Sembra che tutto sia a posto.
È meglio che ve ne andiate a casa. Questa sera non me la sento di lasciarti da solo. Mi stai trattando come se io fossi un bambino. Anche tu hai avuto un grande dispiacere. Non ci saranno altri problemi. Se si ameranno e andranno d'accordo. È proprio quello che ha detto il dottor Fernandez ad Alessandra. Tesoro, andiamo. Ormai è quasi giorno. Ci vediamo, Nicola. Vi saluto, ragazzi. Cerca di non pensarci più, papà. Quello che conta è che sia sposato con Angelica. Questo sarà un buon matrimonio. Sì, lo so, tu non sei d'accordo. Buono in che senso? Angelica è una donna malata. Intendo di fronte alla società. Pensa se si fosse sposato con quella ragazza. Avremmo dovuto accoglierla con tutti gli onori. Ha continuato a vederla in questi anni? Io credo di sì, papà. Prova a chiederlo a Carlo, anche se non credo che ti risponderà. Che importanza ha adesso? Susanna lo ha accusato facendogli una brutta domanda, cioè se pensava di tenere il piede in due staffe. Non lo credo. Del resto ha deciso di sposarsi. Tu che ne pensi, Carlo? Come medico avrei preferito una donna sana per Roberto. Ha fatto una scelta consapevole. Che io approvo. Quella ragazza è un angelo. Adesso tutto dipenderà dal comportamento di Roberto. Non è Angelica che auguro tanta felicità, ma a te. Tu non sei mai stato felice con nessuna, Roberto. Né con me, né con Rosa Ramos. O con lei forse sì. Mamma! Salve. Buonasera, Rosa. Come va? Come stai, Rosa? Si accomodi. Ah. Ho portato mamma per farle vedere la casa. Ha fatto molto bene, maestro. Ah, come bella. È una casa meravigliosa. E sei in un quartiere elegante. Ma è un vecchio stabile. Però ha un ingresso enorme. Hai visto? Io lo dico sempre, preferisco le case di prima. E poi sono solide e signorili. Sì. E il bambino dove sta, Rosa? Tra poco dovrebbe tornare dall'asilo. Torna da solo? No, lo accompagnano col pulmino. Lo posso aspettare, Rosa, così gli farò una bella sorpresa. Ma certo. E dopo mi mostrerai anche la casa. Antonio sarà molto contento. Beh. Vado pure. Permesso. C'è qualche novità, Rosa? Lei per caso ne ha? Sì. Questa volta non ti nasconderò la verità. Non servirebbe. Deve dirmi qualcosa di Roberto, allora. Sì. Si è sposato ieri. La notizia è stata pubblicata su alcuni quotidiani. La sposa si chiama Angelica Hernandez. Così riportava l'annuncio. Si sono sposati, Rosa. Ieri? Sì. Ho pensato che tu dovevi saperlo. Già. Per questo è venuta mamma. Grazie. No, non mi ringraziare. Non volevo commettere l'errore della prima volta. Sì, capisco. Voglio starti vicino, per aiutarti. Tu devi sentirti protetta. E così si è sposato ieri. Prima o poi questo sarebbe successo. Perché, maestro? Perché dice che prima o poi questo sarebbe successo? Per il modo in cui avevate stabilito il rapporto fra di voi. E ci sono molte storie così in questa città. Storie come la mia? Sì, Rosa, sì. Per lo più si tratta di infermiere, donne che vivono a fianco degli studenti. Offrono la loro protezione, e comprensione, l'amore, anche un aiuto economico, fino a quando i loro amati non si laureano. Dopodiché si sposano con un'altra. Esatto. Sempre per ragioni di rango. Sì. Ah. Capita anche alle serve o alle sardine. Maestro, lo sa, ho pensato al modo di conquistare questo quartiere che secondo lei è così esigente.
Mi è venuto in mente che potrei lasciare, per esempio, dei biglietti da visita sulle porte di ogni casa, indirizzati alle signore, dove ci sarà scritto chi sono e che cosa faccio e quanto prendo. Vabbè, alcune clienti potrebbero venire, no? A che cosa sta pensando, maestro? Stavo pensando che... No, non mi piace molto l'idea del biglietto da visita. E credo che sarebbe molto meglio se tu preparassi un tariffario. Io potrei aiutarti, se vuoi. Ah, sì, certo. Un tariffario molto semplice che metterai dentro una busta su cui scriverai il nome della signora a cui è indirizzato. Ma questo è un po' difficile, come faccio a informarmi? E chiederai ai portieri, non ci saranno difficoltà. Ma lo leggeranno lo stesso, anche se sulla busta non c'è il loro nome. No, Rosa, no. Con dei semplici biglietti da visita non riuscirai ad ottenere gli stessi risultati che avrai col tariffario. Deve apparire come un invito personale, capisci? Sì. Puoi mandare Teresa ad informarsi dai portieri. Lei non ha problemi in questo senso. Darai loro una buona mancia. E vedrai che in breve tempo conoscerai il nome di tutta la signora del quartiere. E quando riceveranno il tariffario, beh, qualcuno verrà. Questo è quello che mi auguro. Che ne venga una soltanto. E sarà lei a portare qui tante altre signore. Sì, certo. Che cosa c'è? Pensa che non mi dispiaccia per la notizia che mi ha portato? No, assolutamente. So che stai soffrendo, Rosa. Stai soffrendo molto. Ma ho la certezza che riuscirai a reagire. Eh già, io non posso darmi per vinta, maestro. Ho un figlio, sa? Va bene. Roberto ha fatto una scelta. È la sua vita. Ed è un uomo libero. Perché dice di no? Non crede che Roberto ne avesse diritto? No, Rosa. Sono molto contenta che tu sia venuta. Come stai? Ora sto bene. Siediti. E tua madre? È nel garage. È lì con Roberto. Danno un'occhiata alla macchina. Stamattina non è partita. E dato che nel pomeriggio dobbiamo uscire... Sono molto felice che tu stia bene. Lo so. Nessuno ama vedere soffrire gli altri. A quanto pare Susanna non è della stessa opinione. È una donna disperata e aveva bevuto. Ci sono persone che si mettono a parlare a ruota libera quando bevono un bicchiere in più. Sei di nuovo tu. Adesso ti riconosco. Ieri sera no. Eri così angosciata. Ho cercato di dirti che non dovevi prendertela. Ines, la conosci? Chi? Ecco, Rosa. Rosa Ramos. L'ho vista una volta, anni fa, insieme a lui. E che tipo è? Insignificante. E allora perché lui se n'è innamorato? Come ti senti? Abbastanza bene. Ma vorrei che non te ne andassi a dormire nell'altra camera questa notte. Ho già sofferto molto in questi giorni per la tua lontananza. Sono solo due giorni. Abbiamo tutta la vita davanti. Ho rovinato la nostra prima notte di nozze. Ci sarà una prima notte. Può essere oggi. Ma perché aspettare fino a stasera? Alessandra è uscita. E noi siamo soli. E siamo sposati. Nessuno potrà dire niente. Sono svaniti i tuoi dubbi?
completamente? Completamente. Ti sembrano quasi degli inviti, proprio come aveva detto il maestro. Sì, adesso dobbiamo preparare le buste. Ha detto che ci pensava lui. Ma farà in tempo? Guarda che sono parecchi indirizzi. Beh, ora è più libero perché non ci sono le scuole. Lui ha una bella calligrafia. Posso provare a chiedere a Ramon? No, Teresa, Ramon scriverà male come te e come me. No, tu hai migliorato la calligrafia, Rosa. Scrivo un po' meglio, ma non bene. Dovrò continuare a esercitarmi, come ha detto il maestro. Mm-hmm. È buono, vero? Per te farebbe tutto. Sì, è davvero caro. Certo che la vita è proprio strana, Rosa, non credi? Tu dovevi innamorarti del maestro. Uffa, Teresa. Ma cosa stai aspettando? Roberto ha sposato un'altra e quindi... Già, la notizia era scritta sui giornali. E deve essere vero, altrimenti non l'avrebbero pubblicata. No, io non sto dicendo che non è vero. Ma ti sembra assurdo? Sì. Non credere che succeda solo a te, a tutti noi sembra assurdo. Pensavo che non ti avrebbe lasciata mai, Rosa, che fosse innamorato. Ricordo quante volte è venuto qui a giocare con il bambino e si fermava a mangiare, a studiare. Ha fatto questa vita per tanti anni e sembrava quella di un uomo sposato. Mancava solo un certificato di matrimonio. Avresti dovuto sposarlo subito, Rosa. Per quale motivo non lo hai fatto quando lui te lo ha chiesto? Allora non si sarebbe laureato in medicina, Teresa. E a te cosa importava? Meglio un marito impiegato che un medico sposato con un'altra. No, non è mai stato convinto di sposarmi. Ma te l'ha proposto. Perché voleva tornare con me e per nient'altro. È naturale, perché tu lo respingevi. Beh, ad ogni modo sono sicura che avrebbe trovato una scusa per evitare il matrimonio. Chi può dirlo, Rosa? A me sembrava così pieno d'entusiasmo. L'uomo riesce sempre a mantenersi lucido e a fare solo quello che più gli conviene. Il maestro no, Rosa. Tu pensi che a lui convenga rinunciare alle lezioni private per dare ogni sera lezioni a te? Ma io lo pago. Con gli altri alunni avrebbe guadagnato molto di più. E va bene, ma ne ricaverà dei vantaggi quando io avrò un grande atelier e lui sarà il mio amministratore. Che sciocca che sei, non smetti mai di sognare. Anche se in effetti finora hai avuto ragione. Già, però la fortuna non mi è mai stata amica. Non dire questo, Rosa. La fortuna non è mancata. Ma neanche il lavoro. Mi sono quasi ammazzata, Teresa. È vero, Rosa, ma hai anche avuto delle soddisfazioni. Niente è stato inutile, lo sai. Adesso hai perfino una casa tua. Ah, non è ancora mia, Teresa. Devo finire di pagarla. Ma non avrai problemi, Rosa. Io sono sicura che riuscirai anche in questo. L'unica cosa che ti è andata male è Roberto. E ti sembra poco? No. Ti ho già detto come la penso. Da lui non me l'aspettavo. È come quando muore una persona che si conosceva. È difficile rendersene conto, no? È vero. È come quando muore una persona cara.